I tumori si espangono maggiormente quando dormiamo. A parte sbloccarci una nuova ansia, questa notizia ce la riporta Nature, una pubblicazione fatta su pazienti con tumore al seno. Capiamo meglio di che si tratta. Tutte le cellule del nostro corpo seguono un ritmo circadiano, che significa noi ci svegliamo al mattino, andiamo a letto la sera, abbiamo un ciclo di sonno-veglia. Lo stesso per esempio le piante percepiscono l'arrivo del sole al mattino e si preparano perché sanno che più o meno a quell'ora arriverà il raggio di sole che le colpirà e si faranno trovare pronte. Questa percezione del tempo si chiama ritmo circadiano ed è garantita da una sorta di orologio biologico che sta dentro al nucleo delle nostre cellule. È il nostro DNA che si automisura il tempo che passa. Le cellule tumorali sono delle anarchiche e durante la notte, invece di riposare e rallentare il loro metabolismo, fanno come gli pare e cominciano a espandersi andando in circolo. Questo è stato dimostrato su 30 pazienti con tumore al seno, a cui è stato prelevato il sangue al mattino alle 10 di mattina e alle 4 di notte, ed è stato possibile notare che aumentava alle 4 di notte il numero di CTC, ossia cellule tumorali circolanti. Perché quindi questo studio è importante? Perché ci aiuta a capire quando è meglio somministrare certe terapie.